Through my face and I told you Ciao ragazzi, tutti. oggi sono con Veronica. Ciao a tutti. E se non la conoscete, Veronica è una blogger di moda e vi consiglio di seguire la sua pagina Instagram e il suo blog perché ci sono un sacco di uh, post e Grazie. immagini super ispirazionali. Mi piace veramente tantissimo Grazie. perché non c'è solo moda, ma c'è anche fitness, lifestyle eh, viaggio, lifestyle, eccetera. E sono felicissimo di fare questo video oggi con te perché um, <ride> ho avuto modo di toccarla diverse volte. Quando ho messo le foto su Instagram, in tantissimi ci avete richiesto. Di fare un tutorial insieme e quindi finalmente eccoci qua sì, per questo video. Ho realizzato un look super gold, dorato, un po' pescato. Che secondo me è bellissimo per la primavera e per l'estate. E qualche settimana fa ho ricevuto questa box enorme da Smashbox con all'interno tutte le loro novità e i loro prodotti di gamma. E in collaborazione con loro abbiamo deciso di realizzare due look con le nuove palette, che sono queste qua. Sono sette nuove palette, ognuna con un mood diverso. Per esempio c'è questa qui che ha all'interno tutti i toni caldi, quella per fare lo smokey eyes, questa qui super pop e sono bellissime perché si possono realizzare un sacco di look con queste palette. Per questo look ho scelto la Golden Hour Eye Palette che sarebbe questa qui con tonalità neutre. È un po' calde, un po' dorate, un po' ambrate, mi piace tantissimo. Ed è perfetta per questi look utilizzabili per, non so, aperitivo, per una serata. Io vi lascerei al tutorial per farvi vedere come realizzarlo. Spero che questo video vi piaccia. ciao! Inizio idratando la pelle, utilizzo la Magic Cream di Charlotte Tilbury, che è fantastica. Prima del make up perché idrata tantissimo, e ci dà una bella base di pelle rimpolpata. Questo è il tuo primo video? Sì, infatti sono molto agitata. E... <ride> Abbiate pietà di me. <ride> Idrato le labbra con il Pink Muse Chubby Balm di Upa. Allora inizio applicando sul viso un fondotinta e questo è il Light Wonder di Charlotte Tilbury, la tonalità numero 6. Iniziamo il restauro. <ride> E lo applico con il pennello 152 di Make Up Forever. Io applico sempre il Light Wonder di Charlotte Tilbury su Veronica perché è un fondotinta molto sottile e super luminoso, dato che tu hai una pelle comunque molto bella. Grazie. Sì, non hai bisogno di chissà quanto spessore, quanta coprenza, quindi è molto leggero, uniforma bene e ti dà questo effetto bellissimo, super naturale e radioso. Metto un po' di fondotinta anche sulle palpebre per uniformare anche questa zona a tutto il resto del viso. E poi con la Beauty Blender bagnata, cioè inumidita, vado a tamponare per rimuovere l'eccesso di make up e per far penetrare proprio il fondotinta all'interno della pelle. Come base su tutto l'occhio, vado ad applicare il Photo Finish Lid Primer Medium di Smashbox. Praticamente loro hanno fatto questi primer occhi di diverse tonalità, c'è cioè il light, il white, lo smoke e il medium che sono per diversi effetti il light per le pelli chiare, il white per creare una base bianca il nero per fare lo smokey eyes che poi in realtà è una sorta di marrone scurissimo e questo qua invece è per le pelli scure però lo applico in questo caso perché mi farà una base un po' più calda un po' più bronzata sull'occhio e lo applico prima sulla mia mano e successivamente con un pennello morbido sulla palpebra sono molto belli questi qua perché poi oltre a dare questo tocco di colore fanno anche durare il make-up maggiormente. Ragazzi dovete sapere che io, io e il make-up siamo proprio due cose diverse. Eh. Quindi ogni volta che Daniele mi trucca cerco di imparare qualcosa di più e riprodurlo a casa. Per ora senza successo ma prima o poi scatterà. Ce la farai, ce la farai, eh. sono sicuro. Il lampo di genio mi coglierà. <ride> A questo punto con la palette Golden Hour Eye Palette di Smashbox prendo questo colore Oro Pesca e vado con un pennello soffice ad applicarlo su tutta la palpebra per dare questo alone un po' ombrato. Questo colore è bellissimo perché è un oro ma che ha all'interno una base leggermente rosata. Ed è stupendo, soprattutto perché gli occhi chiari? Perché mette in risalto la tonalità più fredde. Poi a questo punto prendo questa tonalità, che sarebbe un marrone caldo, un po' più scuro, e sempre con lo stesso pennello inizio a dare profondità allo sguardo. Quindi vado ad applicarlo all'interno della piega. Devo dire che questi ombretti hanno una texture fantastica perché sembra quasi cremosa al tatto se li sbocciate vedete eh? ma sull'occhio si fondono perfettamente con la pelle si sfumano benissimo senza creare macchia anche le tonalità più scure eh? con questo colore vado proprio a contornare tutto l'occhio è vero che adesso hai un tutorial personalizzato ti metti mm. a casa <ride> mi autoguardo il mio tutorial ti autoguardi con lo specchietto davanti la palette davanti non puoi sbagliare no è vero devo, devo applicarmi di più ora prendo questo marrone scuro e con questo colore intensifico soltanto l'angolo esterno e leggermente l'angolo interno e con questa tonalità media matte mi aiuto a sfumare tutti i contorni per avere un effetto super super soft. Con un pennello piccolino applico sempre il marrone alla base delle ciglia perché mi piace proprio che tutti i colori abbiano una continuità. Adesso prendo una salviettina struccante e vado a ripulire la parte inferiore. Vado ad applicare come matita la Always Sharp di Smashbox, che sarebbe praticamente un Cajal Waterproof. E questa è fantastica perché praticamente è una matita che si apre in questo modo, si gira e la trovate così e nel momento in cui la utilizzate e quindi la punta diventa, non so, rotonda, la richiudete, rigirate, si autotempera per questo si chiama uh, Always Sharp perché è sempre temperata. E questo è un colore bellissimo, si chiama Penny Lane, è un uh, marrone bronzo e lo applico proprio alla base delle ciglia. Andiamo a correggere la zona del contorno occhi. Allora, io utilizzo lo Studio Skin 24 ore di Smashbox, che sarebbe questo correttore illuminante waterproof e mi sta piacendo veramente tantissimo. Lo sto utilizzando da un po' come sostituto al mio amato Radiant Creamy Concealer di Nars. Metto un goccino di questo correttore anche sul dorso del naso, al centro della fronte, ai lati del naso e sul mento. Questo mi aiuterà a illuminare tutta la parte centrale del viso ed è una cosa che mi piace fare tantissimo soprattutto sugli incarnati abbronzati un po' più dorati a questo punto voglio creare un po di tridimensionalità sul viso e utilizzo la Soleil 10 di Chanel che sarebbe questa terra in crema compatta e vado proprio sotto lo zigomo e scaldo l'incarnato nel caso di Veronica, mi piace andare anche leggermente sulla guancia perché mi piace mettere in evidenza questa naturale ombreggiatura. Che già hai. Ne applico un po' proprio sul naso per dare un tocco di abbronzatura, un po' al centro delle guance. Prima di andare a fissare la base con la cipria, vado ad applicare un illuminante in crema. Questo qua è sempre di Smashbox LA Lights Blendable Lip and Cheek Color. Perché ci sono diversi colori, si possono utilizzare anche sulle labbra. E questo qui vado ad applicarlo direttamente sullo zigomo. Voglio applicare un sacco di illuminante in questo make-up, voglio un incarnato super luminoso. Lo vado a tamponare direttamente con le dita. A questo punto possiamo fissare la zona del contorno occhi con un soft baking, io utilizzo la mia amata cipria di Laura Mercier la translucent. Applico la cipria solo nella parte proprio sotto l'occhio, perché il resto voglio che sia super luminoso e un po' anche al centro della fronte. Ok. Lascio la cipria in posa e vado a sistemare le sopracciglia. Vado prima a pettinarle. Successivamente con la matita di Benefit Precisely My Brow Pencil, che è questa qui nella tonalità 3, vado a definirle e riempirle. Nel caso di Veronica, a me piace tanto sollevare l'arcata sopraccigliare, quindi quest'angolo. angolo. E tu hai un sopracciglio molto orizzontale mm -hmm. che va proprio mm -hmm. verso l'esterno. A me piace sollevarlo un po'. Vado a fissare adesso le sopracciglia con il Ready Set Brow di Benefit, che è il mio gel preferito per fissare le sopracciglia del momento. Questa arnese di tortura medievale. Yes. <ride> Andiamo a piegare le ciglia, che di solito non ti piego perché hai l'extension. Sì, adesso le ho tolte perché praticamente ho scherito i capelli. E capello chiaro chiaro con estensione lunga mi faceva troppo effetto bambola. Anche perché sono proprio nere, 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 mm. nere, vero? Quindi ho deciso di, di toglierle momentaneamente. Come mascara, applico il Full Exposure Waterproof Mascara di Smashbox. E vado allora, ad applicarlo sia sulle ciglia superiori che su quelle inferiori. Successivamente, mi metto poco perché poi dobbiamo mettere le ciglia finte. Solo che adesso le mie ciglia mi sembrano cortissime. Eh mamma. Teniamo poi le ciglia finte. Certo se sei abituata a portare l'extension, poi tra l'altro le fai da un sacco te, no? Sì, almeno adesso le lascio un po' a riposo anche le mie ciglia che comunque non è molto sano, no? Sì infatti, potresti utilizzare un po' di olio di ricino tipo di sera prima di andare a letto che le rinforza. No. Sì, le massaggi proprio sulle ciglia. Andiamo a rimuovere il baking, quindi la cipria in eccesso. Tu da quanto hai il blog, vero? Da sette anni. Sette anni? Sono una veterana dei blog. Ho visto che comunque cioè, spazi tanto, non sono solo post tipo di outfit, ma metti anche altre cose. No, ho proprio la sezione anche di fitness che... Eh, che è un tema che mi sta molto Passo. a cuore, perché ha incuriosito molto le mie lettrici, nel senso che da, da due anni a questa parte ero proprio l'antisport di natura. Sì. E da due anni a questa parte mi sono appassionata e grazie anche a questo ho perso 12 kg. Madonna. E quindi mh, le mie lettrici hanno cominciato a chiedermi ma cosa fai, cosa mangi, eccetera, e quindi lo sto raccontando un po' nel blog. Mm -mm -mm. Okay. Adesso sto applicando questa tonalità calda che ho applicato prima anche nella parte inferiore dell'occhio, lo sto proprio contornando e nel frattempo lo sfumo anche. E com'è com nata questa passione un po' per, non solo per la moda, ma anche proprio per il blog, l'idea di condividere proprio le cose con la gente? Ma è... Sette anni fa, perché già ero molto attiva sui social cioè, cioè, network del tempo, al tempo ancora forse sì, era nato da poco Facebook, però pubblicavo sempre le mie foto su Flickr, che era questo sito di photosharing. Sì. E, e, e poi man mano le foto dall'essere artistiche, di paesaggio, eccetera, si concentravano sempre di più su di me, sui miei look e tutto. E di conseguenza, seguendo già anche altri blogger americane e tutto, ho deciso di aprire il mio blog, e, ma proprio come una passione senza alcuna bellezza di, di guadagno barra di, mm -hmm. di trasformarlo in un lavoro. Ed è stata proprio una cosa molto naturale che, è, che fosse anche quello che manca un po' adesso. Sì, è vero. L'ingenuità, diciamo, della, di iniziare un'attività sul web senza avere. Particolari scopi. Sì, perché ormai ci sono veramente centinaia di blog e si vede proprio comunque si percepisce quando diciamo che lo scopo principale è quello di lavorare, di lavorare fare soldi mm. piuttosto che proprio condividere, non so, una passione o degli interessi, sì, esatto. Cioè, è bello che comunque diventi il lavoro, però deve sempre mantenere una sorta di spontaneità che è quella proprio del web, che, che rappresenta un po' tutti noi, no? Esatto. Quindi con youtube se, se. adesso con la tonalità più scura cioè questo marrone vado proprio a collegare la sfumatura che abbiamo fatto sulla palpebra superiore nella parte inferiore metto questa matita all'interno dell'occhio che sarebbe sempre una di quelle autotemperabili e questa è la tonalità bear quindi proprio un nude chiaro ma siccome non voglio tenerla proprio così quasi bianca Faccio una cosa che forse ti darà un pochino fastidio, non odiarmi. Prendo questo oro dalla palette e vado a tamponarlo sulla matita. No, dai. No. Sopportabile. Sopportabile, ok. Mi piace tantissimo fare questa cosa perché ti lascia comunque la parte interna chiara, ma un po' dorata, che quindi si sposa perfettamente con tutto il make-up. A questo punto mettiamo il mascara sulle ciglia inferiori. Qual è la cosa che più ti piace del lavoro che fai? Che non sai mai quello che succederà domani, che sia una cosa positiva che negativa a volte, però ti lascia sempre un po' il brivido della scoperta giorno dopo giorno, mm. non puoi viaggiare tanto mi piace. Allora, adesso mettiamo delle ciglia finte. Tu invece, Dani, quando hai aperto il profilo su YouTube? Il canale? Allora, il mio canale l'ho aperto. Nel 2011 siamo erro anche tu. Tempo fa. Eh, sì. Sì, è stato un percorso strano. Perché è sì, un po' come te alla fine, perché anche io guardavo un sacco di, di video e avevo appena finito il corso di trucco, e ho pensato che in Italia non c'erano profili professionali, cioè proprio make up artist eh, che avevano studiato mm. che facessero video in modo professionale perché erano tutti un po' homemade oh, esatto e quindi ho voluto aprire questo canale un po' per condividere quello che avevo imparato a scuola mm -hmm. e anche per migliorarmi perché avevo proprio la voglia di avere proprio un riscontro diretto e immediato da parte delle persone che vedevano i miei video certo. Sai, comunque, ti dicono: Non mi piace la sfumatura, non mi piace come hai com abbinato questi due colori, queste cose qui, quindi era proprio per questo, cioè la cosa più forte che mi ha spinto ad aprirlo. Inizialmente eravamo pochissime, poi piano piano siamo cresciute ed è diventata proprio una community di appassionati di make up. Mm, certo. Infatti, quello che a me dispiace un po' è che magari mentre con YouTube ti fai, ti puoi far conoscere al 100% con Instagram. Il blog rimane sempre un distacco col lettore che, che, che voi non avete, invece. Sì, è vero. Alla fine io magari da Instagram posso risultare mh, antipatica, fredda, eccetera. Poi magari lo sono veramente, no. <ride> magari no. Però è, è bello appunto poter creare un contatto diretto col pubblico. Sì, più... è vero. Più reale, sì. alla fine. Sì. Se volete che le ciglia inferiori sembrino ancora più voluminose prendete la tonalità più scura del vostro make up e andate a tracciare quasi cioè proprio a tamponare tipo una lineetta d'ombra con dei, dei piccoli intervalli spazietti di qualche millimetro in questo modo vi darà proprio l'idea di avere delle ciglia inferiori voluminosissime come terra vado ad applicare Saint Tropè di Nabla che è bellissimo per dare un e effetto visione dove mi sono abbronzata ah. <ride> ed è bellissima, ragazzi questa terra per creare l'effetto abbronzatura per dare tridimensionalità al viso. Io la vado proprio a tamponare qui sotto lo zigomo per enfatizzare l'ombreggiatura naturale. Come blush applico Hey Honey, sempre di Nabla, che è questo pesca biscotto bellissimo. E proprio sulla guancia. Vado a tamponarlo. Che bello questo colore su di te. Applico un velo di spray e questo è il Quick Fix di Urban Decay, quello con l'acqua di cocco all'interno che ha un profumo paradisiaco. E vado ad applicarlo un po' al centro del viso ma soprattutto sullo zigomo. Quindi mi metto proprio così in questo modo dare un effetto ancora più glowy e luminoso. Come illuminante vado ad enfatizzare quello in crema e utilizzo Jasmine di Nabla che è questo oro caldo. Una cosa che mi piace di più l'effetto mm, Bellissimo. Applico un velo di mascara per unire le ciglia naturali a quelle finte. Illumino l'angolo interno dell'occhio con l'ombretto luminoso Vado ad applicare sulle labbra il rossetto di Smashbox Full Frontal che sarebbe questo nude rosato molto chiaro. Mi piace tantissimo con questo look perché mette in risalto completamente lo sguardo e poi questo tocco leggermente rosato pescato secondo me sta benissimo con queste tonalità calde e completo il tutto con un gloss questo è il MAC Plush Glass nella tonalità Widely Lush che è un nude E quindi ragazzi questo è il look finito, a me piace tantissimo, ti sta e veramente come... bene. Mi piace un sacco. E sono veramente felice di aver fatto questo video finalmente. Speriamo che sia il primo di una lunga serie. Esatto, perché... esatto. Poi tra l'altro ragazzi Veronica è una modella perfetta, non gli ho dovuto dire niente, guardava nell'obiettivo, si girava, veramente Grazie. top. E mi raccomando ragazzi, se vi è piaciuto il video mettete un pollice in su. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale, di seguirmi su Instagram, Snapchat, Facebook e Twitter, sempre con Mr. Daniel Makeup. E seguite anche i blog di Veronica. The Fashion Fruit e Veronica Ferraro su Instagram. E su le altre robe. Ovunque sempre Veronica Ferraro. Un bacione ragazzi! Grazie mille, ciao!